fratelli e sorelle carissimi, siamo riuniti nella gioia nel momento in cui viene esposta la sacra immagine della Beatissima Vergine dell'Olmo, celeste patrona della nostra città di Cava dei Tirreni. Questa immagine sta a significare quanto forte e vitale sia il vincolo che unisce la Santissima Vergine Maria al Cristo e alla Chiesa. Maria è la tutta santa, icona in Cristo Gesù del Dio invisibile, immagine nella quale la Chiesa contempla con gioia il pieno compimento di ciò che desidera e spera di essere, il modello a cui la sposa di Cristo, che è la Chiesa, si ispira per l'adempimento della missione apostolica. Il segno dell'ostensione della sacra icona di Maria ricorda al popolo cristiano di Cava che ella è la celeste protettrice alla quale ciascuno si affida. È anche il segno visibile che da qui a un mese celebreremo le sue lodi nella festa liturgica dell'8 settembre. È il segno che vogliamo prepararci spiritualmente a vivere un'intensa esperienza di fede, tutta illuminata e confortata dalla nostra Santissima Madre Maria. Rendiamo anzitutto gloria a Dio, fonte di ogni santità. Disponiamo il nostro animo a comprendere il vero significato di questa celebrazione. Prega per noi Santa Maria incoronata dell'Olmo. Preghiamo. O Dio, che alla tua Chiesa pellegrina nella fede hai dato in Maria Vergine l'immagine della futura gloria del Paradiso, dove la Beata Vergine intercede per noi come madre e risplende come regina, concedi al popolo di Cava che venera questa sua icona di poter sempre alzare gli occhi con fiducia verso di lei, fulgido modello di ogni virtù e di vita cristiana, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ave Maria, fra le donne, benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. In questo momento viene incensata l'immagine della Vergine. Con un immenso applauso diciamo a tutti evviva Maria! Buona festa della Vergine!